Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video, insomma, oggi siamo qui tornati finalmente dopo un sacco di tempo con un video su YouTube. Deve essere passato quasi un anno dal mio video. Ora vedete che la mia voce non è sincronizzata con le parole perché è normale. Purtroppo in questa traccia mi sono dilungato tantissimo con discorsi inutili, quindi vi sto facendo l'audio in post-produzione. Allora, come potete vedere, qui abbiamo tutti quanti i componenti del mio nuovo PC che sono andato a assemblare un paio di giorni fa. Dopo vedrete anche il video dell'assemblaggio, cioè quel poco perché purtroppo tramontare e registrare non è che riuscivo a fare un granché, però comunque già discorsi in più. Allora, i componenti sono il case l'H500P della Cooler Master, scheda madre Z370 Aorus Gaming 7, Z370 è l'ultimo standard di chipset che è uscito, quindi infatti abbiamo anche l'i7 8700K da overclockare, con l'autoclock della scheda madre sono riuscito ad arrivare a 4,3 GHz. Per chi non lo sapesse, l'i7 8700K ha 6 core 12 thread, quindi è veramente un buonissimo processore e a quella frequenza lavora veramente da Dio. Ho già provato a renderizzare alcuni video, ragazzi, spacca, spacca veramente il culo. RAM 16 GB 8 banchi per 2 della XPG a data, 3000 MHz di frequenza. Dissipatore liquido per il processore H100i V2 della scorsa Air, scusate, è uno dei migliori dissipatori all-in-one che ci sono adesso sul mercato. Alimentatore 750 watt della Corsair, sempre l'RM170i. Poi abbiamo la pasta termica MX2 dell'Arctic 8 mg. Poi adesso sto facendo vedere un regalo che mi è arrivato per il compleanno dai miei compagni di classe, che ringrazio ancora. Sono un set da tre ventole RGB della Corsair, le LL120 RGB, e all'interno abbiamo le tre ventole da 120 mm ognuna che andrò a mettere nella parte superiore del case, e quindi abbinato all'interno della confezione un controller che può gestire fino a 6 ventole. E un controller, un secondo controller che gestisce i LED con due ingressi. Poi abbiamo 500 GB di SSD, quello bianco, 850 Evo della Samsung. Poi abbiamo in alto, lo vedete sopra le scatole del dissipatore e dell'alimentatore, c'è un pacco in celofanato e l'hard disk da 2 TB che sono andato a dividere in due partizioni. Da 1 TB per YouTube e 1 TB per i giochi. Poi abbiamo, vedete, poi c'è una busta sotto la pasta termica, sotto il tubetto di pasta termica, quella lì contiene l'espansore PCIe per collegare la scheda video al case, alla scheda madre. La scheda video è una 1070 Ti. Che è una scheda video di fascia alta che in questo periodo chi è il più appassionato sa che sono introvabili. Sono riuscito a trovare questa a un prezzo abbastanza abbordabile, non nel suo prezzo normale, un po' sovrapprezzato, però comunque veramente un prezzo per i tempi che corrono abbastanza buono. E la scheda video la sono andata a montare invece che la solita posizione, quindi in orizzontale, diciamo, l'ho ruotata in 90 gradi in modo che si veda tutto quanto la parte delle ventole in verticale. Infatti la prolunga PCIe mi serve apposta per collegare la scheda video nella diversa posizione alla scheda madre. Per fare questa operazione bisogna che il case abbia il vano predisposto per fissare la scheda video, altrimenti non la potete attaccare nei ganci, quelli orizzontali, ci servono dei ganci verticali. Ok, io ho detto tutto. Ah sì, poi dietro le scatole volevo fare qualcosa di carino, però ovviamente arriva più avanti. C'è il Wave Plus della NZXT che serve a controllare una striscia di LED da 40 LED per l'illuminazione RGB all'interno del case. Allora, io ho finito, vi lascio il video dell'editing, anzi adesso vi farò vedere, vabbè ve lo dico solo senza mettervi la clip del video, il dissipatore liquido alla pasta termica già preinstallata, sono andato a pulirla, si pulisce con un po' di carta Scottex e dell'alcol isopropilico che si può trovare penso in farmacia, non lo so, io ce l'avevo già a casa, ho usato quello. E ecco, lo pulite bene un paio di volte, poi asciugate bene e avete tolto la pasta termica. Ho tolto la pasta termica in fabbrica perché non ci si può, cioè ci si può fidare, però il proverbio dice fidarsi bene e non fidarsi meglio, quindi ho usato una pasta termica di maggior qualità e nuova soprattutto, perché quella del dissipatore non si sa da quanto è applicata e non si sa se è
mezzo secca, asciutta, non si può sapere, quindi è meglio sempre cambiarla. Vi lascio il video dell'assemblaggio, bella. Ecco, qui invece siamo già a scuola, siamo nella fase di assemblaggio. Qui sto mettendo il processore. Allora, nel processore, per farvi capire, vi faccio il post perché là era tipo un momento proprio ignorante. Vi metterò qualche chicchetta durante, però ragazzi, siamo morti dal ridere. Per montare sto computer è stato più risate che il resto. In pratica, su un angolo del processore c'è un triangolino che va fatto combaciare su un triangolino fuori dal socket della scheda madre. E poi applicatelo con molta delicatezza. Il processore prendete come l'ho preso io, dalla parte argentata. E posizionato delicatamente, muovetelo leggermente una volta che l'avete messo per farlo in posizione giusta. Poi per chiudere è banale. Ora invece sto inserendo le RAM per sapere in quali slot va. C'è scritto sulla scheda madre, basta che leggete le scritte in piccolino. C'è scritto anche quali slot vanno occupati per primo per sfruttare il dual channel. Infatti qua guardate, stavo per failare l'inserimento del banco di RAM, l'avevo messo rovescio perché le DDR4 hanno un lato dei pin più lungo e l'altro più piccolo e lo stavo per sbagliare. Però comunque alla fine mi sono accorto prima di premere, altrimenti avrei fottuto. Qui invece ho già messo i distanziatori per la scheda madre. E ho già messo il backplate, mi sono ricordato, non mi sono dimenticato. E alla fine c'è una perletta. Adesso stiamo valutando se togliere la pellicola adesso o dopo. Toglietela sempre prima perché noi abbiamo bestemmiato. Qua mi tirano il cellulare in faccia, però vabbè. E ecco, posizionato. E cerchiamo di inserirlo. E adesso arriva la chicchetta, sentite che roba. Eccolo, è Questo qua entrato! è centrale che entra, è l'unico che entra. Ah! Ok, è entrato. Cioè, per farvi capire, questa è solo una piccola ignoranza. Ecco, qui invece vado a Sì. Allora. prendere la Momento porno, vediamo la 2030. faccia porno. E anche qua, guardate che faccia che È avevo. uscito. È uscito. Spero tu non taglierai l'audio, di dove non ci sono le No, bestemmie. no. No, beh, le Sì, bestemmie invece le taglierai. sì. L'ho tagliato invece dopo. Allora ragazzi, qui vi faccio vedere con un timelapse il montaggio del dissipatore. Qui state vedendo che stiamo facendo tutte quante le varie prove. Allora, abbiamo vitato le viti, vabbè, insomma, adesso vedete. Abbiamo montato le vento, abbiamo tolto quelle di fabbrica, abbiamo utilizzato quelle RGB. Per l'airflow abbiamo l'aria che entra dalle due ventole grandi centrali anche da sopra e solo quella posteriore che butta fuori l'aria. Ho fatto una configurazione così anche se un po' svantaggiosa. Perché altrimenti non avrei potuto far vedere le ventole RGB e purtroppo mi sono fatto regalare apposta quelle ventole per poterle usare per farle vedere, quindi mi dispiaceva e quindi ho preferito fare una roba del genere, leggermente svantaggiosa, però comunque facendo girare piano le ventole non è tutto questo disastro. Abbiamo montato SSD e hard disk, anche l'alimentatore. E ovviamente quando andate a montare il dissipatore ricordatevi che dietro la scheda madre ci va una particolare maschera per avvitarci i distanziatori per distanziare il water block dal processore, dalla scheda madre in modo che ci stia il processore senza schiacciarlo troppo. Questa operazione va fatta prima di avvitare la scheda madre, mi raccomando, perché altrimenti se vi dimenticate come questa cosa, di montare il backplate della scheda madre sono un po' di rasie perché vi tocca smontare tutto. E non è affatto simpatico. Altre cose che vi devo dire, vi raccomando, se è la prima volta che assemblate un computer, fatevi aiutare da qualcuno che l'ha già fatto, o da qualcuno che lo sappia fare, in modo che andate sul sicuro. Io è la prima volta che l'ho assemblato un computer, infatti mi sono fatto aiutare, i ragazzi che sono lì ad aiutarmi l'hanno già fatto varie volte e sanno quel che fanno, quindi li ringrazio veramente tanto per avermi seguito in questo progetto. E niente, li ringrazio veramente tanto. È la prima volta io che ho assemblato un computer. Vi devo dire che me lo aspettavo leggermente più difficile. È estremamente semplice. Sembra di giocare con i pezzi della Lego, solo che quei pezzi della Lego costano parecchi soldi. Quindi, appunto, per questo motivo, evitate di giocarci con i componenti. Fatevi aiutare da qualcuno che lo sa fare. E andate sul sicuro, che c'è tempo per sperimentare da soli. Fidatevi, la sperimentazione in singolo va fatta quando si ha un minimo di esperienza alle spalle. Detto questo, io vi ringrazio. Adesso vi lascio ad alcune clip in cui togliamo la pellicola dal plexiglass e dal backplate della scheda video e vi faccio vedere un piccolo video col computer acceso. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Adesso mi organizzerò e cominceranno a tornare i video sul canale finalmente e stavo semplicemente aspettando di avere un computer decente in modo da riuscire a fare dei video decenti e
poter aumentare la qualità dei miei video e dei contenuti che porto. Questo computer veramente, ragazzi, è qualcosa di atomico. Questo processore è veramente fuori da ogni concezione. Per dirvi, un video in 1080p, quindi full HD a 30 frame, da 6 minuti l'ho renderizzato in 6 minuti e 48 secondi, quindi più o meno il tempo del video. Veramente sono tempistiche che io non ho mai visto. Per renderizzare in 720p col vecchio computer ci mettevo un'ora. Per farvi capire il salto di qualità che abbiamo fatto, da un'ora a 720p a 6 minuti, a 7 minuti più o meno in 1080p. Cioè, tanta tanta roba. Comunque io ringrazio ancora i ragazzi che mi hanno aiutato, ringrazio voi per aver visto questo video. Ci vediamo con un nuovissimo video molto presto. Ciao ragazzi. E uno. Vuole avere lei l'onore? Sì. Momento porno. Ragazzi, ecco qui, lasciate perdere i cavi che si vedono dietro, non è la postazione finita, qui vi faccio solamente vedere il computer, la postazione, la sistemerò più avanti quando ho altri soldi da investire in questa cosa. Comunque guardate quanto è bello, la modalità giostre la dovete impostare voi, è molto semplice, e un po' di sbranina, come si dice, un attimo di dedizione e la si fa in 2 minuti. Vi ringrazio ancora per aver visto questo video, ci vediamo presto.